Allora, buonasera, benvenuti. Lo diciamo anche di rimbalzo, come si dice, come quando si giocava da tanti anni fa in piazzetta, che si faceva il battimuro, quindi la situazione sembra, Barabani si ricorda di queste cose, Sembra di tutto analoga. Siamo in molti, siamo tre sale di questa dimensione, quasi piene, quindi insomma siamo veramente in molti. Saluto l'architetto Mario Cucinella, lo ringrazio per la sua presenza. Noi abbiamo insieme all'amico Paolo Ansideri, che poi adesso porterà il suo saluto, in qualche modo inventato questo format, laddove approfittiamo della presenza ad Assisi di personalità illustri per promuovere un progetto soprattutto sui giovani. E quindi chiediamo ai nostri illustri ospiti, oramai è venuto con Patrizia Urchiola, è venuto con altri, chiediamo di fare uno speech, un piccolo incontro più informale, in precedenza, in cui anche i ragazzi, se trovano il coraggio, possono fare, dico questo scientemente perché so che poi non lo trovano, ma i tempi sono questi, possono trovare il modo di fare delle domande, di toccare con mano i protagonisti dell'architettura contemporanea, anche perché questo evento è dedicato proprio alla contemporaneità. Non presenteremo l'architetto Mario Cucinella perché qui siete tutti addetti ai lavori, l'abbiamo già fatto a lezione, per gli altri non c'è bisogno, non lo chiamiamo Archistar perché condividiamo la non piacevolezza di questo termine, però è un architetto veramente molto impegnato, che fa cose molto importanti, in questo momento curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, e ho detto un po' tutto. Quindi cedo la parola innanzitutto per i saluti istituzionali, vogliamo dire così, ma diciamo organizzativi, a Paolo Ansideri, forse anche un po' sì organizzativi, perché dobbiamo chiarire che poi c'è questa conferenza successiva, proprio la vera e propria conferenza, alle ore 18. Bene, grazie Paolo. Io porto i saluti dell'organizzazione Cortile di Francesco a nome del Sacro Convento di Oikos Riflessioni che rappresento. Volevo fare una piccola informazione su perché stiamo facendo, come diceva Paolo, congiungendo le manifestazioni culturali divulgative, di cui appunto la Cortile di Francesco è sicuramente la più importante, andando verso incontro al mondo della formazione per arrivare probabilmente a quella della produzione culturale. Pensiamo che le manifestazioni in sé debbano cambiare in qualche modo, dall'evento semplicemente di conferenze eccetera eccetera, cercare di stimolare un approfondimento di ricerca. Oggi nel nostro sito troverete molti contributi scritti da parte dei nostri ospiti che altri anni non c'erano, quindi saggi veri e propri, scritti anche da Paolo con un paio di saggi, perché l'importante è appunto l'approfondimento, la riflessione, cercare insomma di scavare un po' più oltre la superficie della semplice dichiarazione. Quindi in questo senso abbiamo organizzato, già con appunto prima con Paolo, perché c'è una vecchia data che facciamo queste cose, con il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura. Ho detto bene? No, qualche storpiatura l'ho fatta. Bene. E quindi c'era la conferenza appunto che verrà successivamente con l'architetto Cucinella, preceduta appunto da questa lezione. Ci sarà sempre in questo ambito dell'architettura una conferenza domani di Francesco Dalcò su Vatican Chapels, che è appunto il padiglione curato a Venezia per la Santa Sede. Sempre nell'ambito universitario, approfittando della vicinanza di questa sede, andremo anche a fare lezioni di economia con il Dipartimento di Economia, con il Dipartimento di Beni Culturali, con il Dipartimento di Lingua e Letteratura Francese. Questo appunto perché? Perché c'è un disegno a monte, il nostro, che cerca di unire le forze esistenti sul territorio che fanno diciamo eventi, unirle con quelle che fanno formazione per creare il grande ambito dell'ambiente culturale, chiamiamolo così, cercando di abbattere un po' quei muri che esistono tra università, mondo della formazione e società civile. Questo è un po' il nostro scopo. Quindi passo subito la parola a Paolo per la presentazione della serata. Non per una presentazione, ma soltanto per ringraziare chi ci ospita, perché questo evento, come altri precedenti, è stato organizzato grazie alla disponibilità
da ogni punto di vista, la pazienza della STAM, la persona del direttore Alfredo Mommi e di Flora Brizzi. STAM, sapete, sta per Scuola Superiore, Territorio, Ambiente e Management. In questo momento, da pochi giorni, fra l'altro questa sede, che è già stata sede di workshop internazionali di molte altre iniziative, d'altra parte Assisi ha questa vocazione naturale, è anche sede del corso di economia del turismo e quindi in questo momento in altre aule si stanno svolgendo delle lezioni correnti. Poi io entrerei subito nel merito, questo è un colloquio informale, ci sediamo in maniera molto semplice. Avevamo detto di cominciare dalla contemporaneità. Tempo addietro i nostri studenti hanno avuto una bella lezione di Gianluca Peluffo, forse vi conoscete, ex 5+1, adesso lui è proprio come studio Gianluca Peluffo, e lui ha dato una definizione di contemporaneità molto, fra virgolette, tendenziosa, perché per lui contemporaneità significa proprio tenere più tempi insieme e quindi significa un'architettura che è capace di mettere, di incollare, di sostenere, di argomentare insieme tutta la storia dell'architettura in qualche modo. Ci ha fatto vedere proprio a sostegno delle immagini di questo tipo. Io però per prepararmi sono andato, come si fa da bravi studenti, sul vocabolario e è contemporaneo ciò che appartiene all'età presente ed è parte della vita attuale. Ma sembrerebbero due cose, è proprio solo un problema cronologico oppure c'è dell'altro secondo te, in architettura soprattutto? Ma sai, le volte, beh, intanto buon pomeriggio, grazie di essere anche tutti qui con questa giornata calda. E a parlare di architettura, perché questo paese ne parla, anzi è una voce del vocabolario praticamente sconosciuta, e soprattutto se adesso arrivo al punto, no, era per dire che io sono molto affezionato a questa parola perché poi è anche il mio lavoro, però è una parola importante da dire, no? Quando si dice architettura, no? Si dice, ha un significato molto ampio, no? Allora quando negli ultimi decenni nessuno ne ha voluto parlare, mi è sembrato un segnale molto negativo, no? Come se l'architettura fosse una cosa marginale. No? Poi scopriamo invece che è molto importante, la scopriamo molto spesso in altri posti, e scopriamo anche quanto facciamo molta fatica. No? Tu dici contemporaneità, io non riesco a dargli una definizione perché quella contemporanea la vivo quotidianamente, quindi non riesco a definire quello che sto facendo in questo momento. Cioè, lo faccio dentro a un treno che viaggia nel tempo, in questo tempo che scorre molto velocemente. Poi io in un ufficio, noi, come dire, stiamo facendo tante cose, anche un momento importante della mia vita, perché sto attraversando un momento molto intenso dopo tanti anni di fatiche, e lo dico ai giovani che questo è un mestiere di grandi fatiche. Tanta fatica e tanta dedizione. Poi dopo tanto tempo, no, si matura anche e si capisce anche un po' di più l'architettura. Io devo dire, no, ho 58 anni, ho cominciato ora, quindi magari sono anche un po' lento, no? Ho cominciato ora a capire il meccanismo con cui si arriva a fare le cose, no? Perché la progettualità poi nasce anche dalla costruzione di esperienze, no, che si sovrappongono e ti insegnano come affrontare il tema della creatività, che è un tema molto difficile, che spesso è istintivo, ma nello stesso tempo poi va governato dalla tecnica, dalla conoscenza, perché costruire non è solo un atto creativo, è un atto di scienza. Quindi devi mettere insieme due cose così diverse, così lontane, no? E dico sempre, anche quando siamo in ufficio, no, bisogna avere molta pazienza, perché i processi creativi non sono processi che tu puoi governare con un timing, no? C'è un Excel, ti dice entro dopodomani devi fare questo, cioè io non ci riesco proprio a farlo così preciso, no? Però poi la parte creativa invece è una parte di cui non bisogna avere timore, ma bisogna avere la capacità poi di governarla, no? Perché la creatività è un po' un cavallo pazzo, no? Cioè, è bello avere tante idee, però qui il problema non è avere tante idee, è avere le idee per poterle costruire, che non è semplice, no? Perché tu parti da un mondo immateriale, che è quello che hai nella testa, è un pensiero immateriale che deve essere poi filtrato da un processo che è molto materiale, no? Le procedure amministrative, tutto questo incubo della burocrazia, E quando è finito questo processo meraviglioso, no, della creatività, comincia un viaggio dentro un mondo che non sai bene dove ti portano. Quindi il governo di quel percorso è un governo difficile, però hai sempre un piccolo vantaggio, no, che tu sai cosa stai facendo mentre gli altri non lo sanno. No? Io ho fatto dei progetti in cui
siamo arrivati alla fine e anche un mio cliente o un'amministrazione dice, ah, però non avevo capito che era così. Ecco, questa è la cosa migliore, perché se lo capissero non te lo farebbero fare, no? Questi sono i meccanismi, no, della difficoltà di questo mestiere, no? E quindi io vivo, però vivo dentro quel tempo, no? Per me quel tempo è quello che succede oggi, domani, dopodomani, ma non riesco a dargli una definizione. In realtà, come io non sono nostalgico, quindi guardo raramente quello che ho fatto, dopo poi mi tocca vederlo perché facciamo una mostra, perché facciamo un libro, quindi scorro quel tempo di 25 anni di lavoro e scopro tante cose che ho fatto anche un po' senza consapevolezza, no? Le ho fatte, punto, siamo andati avanti, adesso non commento, vi faccio vedere un po' di cose che stiamo facendo. E quindi per me il tempo è un po' questo, è quello di cavalcare questo tempo contemporaneo, mi piace molto, perché in questo paese viviamo un grande peccato originale, no? Che è molto difficile esprimere il proprio tempo. Cioè, l'abbiamo fatto per migliaia di anni in maniera straordinaria, no? Guardiamo qui, guardiamoci qua intorno, non è che si siano fatti tanti problemi a sovrapporsi uno sopra l'altro, no? Poi un bel momento abbiamo deciso che il tempo passato è infinitamente migliore del tempo che verrà e quindi siamo tutti caduti dentro questa trappola micidiale per cui il passato è meraviglioso e il futuro è un incubo. Ora, io non difendo la categoria degli architetti perché è indifendibile, perché c'è, come tutte le associazioni c'è un po' di tutto, però questa sfiducia nei confronti del tempo che verrà è un segnale veramente molto drammatico di questo paese, no? Perché non credere nel futuro è un po' come non credere nell'architettura, l'architettura si fa col tempo, no? Oggi fai un progetto, prima che lo finisci passano 4-5 anni, vuol dire che tu sei già dentro quel tempo, che non è ancora arrivato ma lo stai già cavalcando, quindi questo timore di un passato così forte e un presente così leggero è, per me, dal mio punto di vista, che vivo il tempo contemporaneo, è un po' un problema, no? Quindi, per esempio, Padiglione Italia, ne parliamo oggi pomeriggio, era un po' questo, provare a raccontare che c'è ancora una possibilità di continuità tra quello che è stato fatto e quello che faremo. E l'architettura, ovviamente, è un'arte complicata, e in questo paese ci sono tanti architetti che anche nei luoghi un po' remoti, no? Che non sono sotto i riflettori delle star, di tutto questo meccanismo mediatico che ha creato poi dei mostri, no? Alla fine, è che c'è tanta gente che fa un mestiere civile, no? Che sa come lavorare dentro un centro storico facendo anche della contemporaneità. Però la contemporaneità in un centro storico non è stravaganza, quella la facciamo fare agli olandesi che sono bravissimi. Quando sei qui, no, qui devi saper misurare le parole. No? Se qui ad Assisi vuoi fare un intervento devi sapere che devi trovare un dialogo, devi trovare un sistema di empatia e quindi misurare la tua fatica, ma soprattutto il tuo slancio, perché tu devi lavorare con quel rapporto, però non è che lo puoi negare con un falso storico, no? Questo purtroppo è tanto facile, no? Basta vedere un po' come è stata l'evoluzione degli ultimi anni, anche prendo esempio un po' banale, scusatemi, no? Del successo delle cucine della nonna. Questo sembra banale, però il grande successo del design della cucina della nonna, che tu compri da Ikea come un must, è proprio questo, è questa cosa che la cosa che mi rassicura, perché è una cosa che ha un passato, una storia, poi una cosa moderna mi lascia molta ansia, no? Lo vedete anche nei dibattiti, appena si fa una cosa nuova, no? Subito viene fuori un casino, un dibattito, tutti contro, perché c'è questa paura del futuro e questo purtroppo non fa molto bene al nostro mestiere. Il fatto che non se ne faccia molte di architettura non aiuta neanche i giovani. Perché io ho pedalato tanto, sono stato tanto fuori, sono stato in Francia, ho fatto tanta fatica, sono corso a cercarmi il lavoro in giro per il mondo, però un paese che non dà opportunità, perché questo mestiere sì, è un mestiere anche un po' atletico, no? Cioè lo devi fare, no? devi farlo, realizzare, cioè è un lavoro che devi fare, non è che puoi teorizzarlo, non è che, come dire, la teoria va bene, l'università ce la insegnano, però questo è un mestiere che poi è molto concreto, poi bisogna saperlo fare, bisogna saper scegliere i materiali, capire la luce, l'ombra, costruirla. Il rapporto con lo spazio non è intuitivo nella tua mente, ma poi quando lo costruisci potrebbe anche venire fuori qualcos'altro. Quindi l'apprendimento di questo rapporto immateriale tra il pensiero dell'architettura e il costruito ti insegna, nel farlo ti insegna a farlo, ma se non lo fai, come diavolo fai? Quindi anche il fatto che manchino
ai ragazzi delle opportunità, di concorsi, adesso qui poi c'è tutto questo dramma dei concorsi, io francamente sono delle cose che non riesco proprio a capire, adesso c'è il dramma dei concorsi, no? Vabbè. Cioè il dramma dei concorsi è che se ne fa uno ogni tanto e c'è uno scatenamento generale, no? Beh, bisognerebbe fare un concorso, cioè tutte le volte che c'è qualcosa si pone la domanda, ma dobbiamo fare un concorso? Cioè, ci sono paesi vicini a casa nostra, i francesi, i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, no? Che sono 25 anni che fanno i concorsi con delle procedure super snelle, veloci, dove anche i comuni meno organizzati lo organizzano, lo fanno e le opere le realizzano. Cioè, quindi non è che è un problema, no? È questa, un po' questo terrore del concorso, no? Come un problema, quando invece la procedura concorsuale, il mio 90% del mio lavoro è su concorsi, privati o pubblici, cioè è una lotta continua, è un confronto continuo con le gare, però è anche quello che ti fa competere con altri e la competizione, in questo caso, chiamiamolo confronto più che competizione, è molto, molto educativa. Perché se tu fai un concorso e lo perdi, io dico sempre ai ragazzi che sono qua, fateli, perdeteli. Ma non si perde mai un concorso, cioè non vinci, alla mia età preferisco vincerli, ne ho già persi tanti, quindi mi piace vincere, però a 30 anni li puoi anche perdere, perché quando li hai persi, ne hai perso uno, ne hai perso due, ne hai persi 10, ne hai persi 30, però da quei concorsi hai imparato tanto, no? Hai imparato il confronto, hai visto cosa ha fatto uno più bravo di te, magari ti fai anche una questione, perché ha vinto lui e non ho vinto io, qui invece arrivi secondo e chiami un avvocato, che è una cosa terrificante, no? Per cui questo è un po' l'assurdo del paese, perché anche su questo, c'è un aspetto meraviglioso di questo paese, no? Perché qui non c'è nessuno che vuole arrivare secondo, cioè questo è un paese dove non ci sono secondi, sono tutti primi e sono tutti casini, no? Per cui a un certo punto, lo sai, l'80% dei contenziosi in Europa dal punto di vista dei concorsi è tutto in Italia, dove i concorsi non si fanno. Quindi, per dire, no? È proprio il paradosso dei paradossi, no? Non si fa il concorso, ma l'80% dei concorsi. Quindi anche l'abitudine al confronto è molto salutare per la cultura dell'architettura, perché sennò poi si fanno dei disastri clamorosi, no? Quindi io dico ai ragazzi, sono tanti qua, non so se stanno ancora studiando, immagino. Andate a rubare questo mestiere a chi lo sa fare bene, no? Perché si ruba, questo mestiere uno ha talento, e vabbè, quello non glielo toglie nessuno, però si ruba, si va da uno, si sta da lui, si ruba tutto e poi si inizia, perché sennò è veramente difficile. Si impara, è difficile insegnarlo in effetti. Noi, mi piace, visto che sono presenti i ragazzi di Edile Architettura che l'hanno passato al corso di composizione 1, già terminato, noi ogni anno nel nostro piccolo per questi motivi facciamo un concorso interno. E chi vince poi va a fare un viaggio di studio, quest'anno sono andati a Barcellona, in genere troviamo uno sponsor che ci paga, se non c'è lo sponsor pago io perché non graviamo sulle casse dello Stato ovviamente, e ringrazio per queste parole perché poi lo vedi che quelli che non vincono rimangono male, però è importante abituarsi, e forse è un po' la tattica del 29, noi diamo molti 29, loro rimangono male, ma bisogna anche un pochino imparare a soffrire, a non avere sempre successo, un pochino... questo penso sia importante. Tu hai usato, do del tu perché ho scoperto che sono più grande, quindi meno giovane, quindi me lo posso permettere. No, come si usa. Quindi va bene così, parliamo del tu. Hai usato delle parole importanti che mi ricordano anche delle altre parole importanti, forse vale la pena, visto che siamo in un momento quasi didattico, spiegare. Parli spesso di co-creazione e di empatia creativa e sono parole che forse meritano una spiegazione. Ma empatia creativa era un modo per raccontare questo tema della sostenibilità che è diventata una parola talmente consumata che non si capisce neanche più qual è il suo senso. No? E questo è un fatto molto italiano, no? Adesso non vorrei sembrarvi critico, vivo in questo paese, ci lavoro, combatto tutti i giorni, però ho anche una posizione critica, soprattutto sulle parole, no? Qui, come voi sapete, è nato il problema c'è stato un po' di anni fa, c'erano gli intelligent building, sembrava che tutti gli edifici erano intelligenti, poi sono venuti gli smart building, poi sono venuti i green building, poi è venuta la sostenibilità, è diventata anche la benzina, è verde, anche la benzina è sostenibile. Quindi nel paradosso le parole, ovviamente le parole sono importanti, però, e le parole aiutano anche a attraversare un'era nuova, no? Perché uso parole nuove. Il problema è che qui ci fermiamo troppo spesso alle parole, perché bisogna passare poi dalle parole ai fatti, no? Sostenibilità è una definizione, ma è di fatto una cosa molto concreta, no? Sono anche kilowatt, sono anche materiali, sono anche produzioni, sono anche estetica.
Allora, per non entrare in quella roba per cui quando è diventato un po' alla moda, anche dal punto di vista del mercato, non sono venuti fuori gli edifici, non so se avete visto, una cosa molto educativa è prendere quelle riviste gratuite delle società immobiliari che vendono immobili, no? Se voi le guardate e vedete la differenza tra un edificio in classe Z o un edificio in classe A, dal punto di vista estetico non è cambiato niente, quindi vuol dire che quella roba lì non va bene, cioè non va bene, perché se fai una classe A vuol dire che ci hai pensato, no? Perché se è uguale a quello della Z, che non capisco dov'è il problema. E quindi ho provato a mettere questa parola, empatia creativa, sono due parole molto importanti, separate, ma poi quando sono insieme sono ancora da una definizione più interessante, perché empatia ha un significato importante, e l'empatia è una relazione, cioè io, come si usa spesso in medicina, perché il dottore cerca di capire il proprio malato entrando in una sorta di sintonia, di comprensione, no? Quindi per me l'empatia è capire un luogo dove sono, cioè dove sono ho bisogno di sapere alcune cose anche molto tecniche, no? Cioè, quanta pioggia c'è ad Assisi, cioè mi piace, voglio saperlo, da dove tira il vento, quali sono la latitudine, non so, tanti dati. Dove oggi accedere a questi dati basta andare su internet, non è che devo chiamare qualcuno, basta che guardo le carte e trovo, no? Quindi quell'empatia per me è capire quei luoghi e anche le relazioni che ho imparato anche lì rubando un maestro molto importante italiano che è Giancarlo De Carlo. Io sono stato suo allievo, ho fatto la tesi, mi vergogno fino a dirlo, un pessimo allievo. Però ho capito 20 anni dopo quello che lui mi ha detto, quindi era un filino un po' lontano, però poi ho capito, per lui aveva impostato tutto questo discorso sulla lettura, no? Andavamo a fare questi giri a Urbino, poi a Siena, no? La lettura di un luogo, no? Quindi capire le dimensioni, leggerlo, capire insomma le atmosfere, no? E questo ti aiuta, no, a entrare un po' in una sorta appunto di relazione. Dopodiché la creatività, se la usi senza questa relazione, può essere qualunque cosa, anche la cosa più banale. Allora la creatività dominata da questa relazione, da questa empatia, ti aiuta a portare la creatività su una strada che crea una relazione, se no la creatività pura finisce spesso in una stravaganza, no? Una cosa strana, no? Una cosa che non capisci perché è lì. Allora empatia creativa è un po' questo, no? Io poi l'ho rubata, ovviamente, questa parola da un professore di storia dell'ecologia che racconta una storia meravigliosa, che è questa, forse sul mio sito c'è anche, non mi ricordo, sono le immagini, però nella fine dell'Ottocento un generale inglese, perché nell'Ottocento gli inglesi avevano conquistato l'Irlanda, quindi erano sotto dominio inglese, no? Un generale inglese compra un'isola in un fiordo della provincia di Cork, in quella parte ovest dell'Irlanda, no? Un fiordo molto profondo, e compra questa isola deserta, non c'è niente, perché tira un vento bestiale dall'Atlantico. Però prende questa isola perché lui è stato con il suo amico, era Peto, questo paesaggista che poi è quello che ha fatto Kew Garden a Londra, e dicono no, questa isola va bene perché ci sono alcune condizioni su cui potremmo lavorare. E una di queste condizioni era che nella provincia di Cork, pur essendo nel nord dell'Europa, arriva il vento della corrente del Golfo. Quindi in realtà l'aria che arriva dall'Atlantico è un'aria mite, è un'area umida ma mite, non c'è mai un freddo. Allora prendono queste isole e ci hanno messo 50 anni, adesso l'isola ha 100 anni, però ci hanno messo 40 anni per avere un risultato. Quindi anche il tempo non è un fattore importante, no? Qui adesso vogliamo tutto subito domani. Allora piantano in questa isola sul bordo dei cespugli che potessero deviare il corso del vento per permettere dietro al cespuglio di far crescere una conifera che, con la protezione di questo cespuglio, permetteva di far crescere una conifera sufficientemente forte per resistere al vento una volta superato il cespuglio. Ora, è già una riflessione importante. Poi passano 25 anni, quindi hanno avuto anche molta pazienza, e le conifere hanno cominciato ad avere una certa dimensione, tali da deviare ancora il vento ancora più in alto, no? Però hai deviato il vento, che è quello che dà fastidio, ma invece l'umidità e la temperatura invece filtrano attraverso questo giardino. Ora, se voi andate a vedere, si chiama Garnish Island, è il più grande giardino botanico subtropicale del nord Europa, che dice un altro paradosso, no?
Ah, questo giardino ha 25.000 specie di piante tropicali e tu passi questa cintura di cespugli e poi di queste conifere gigantesche e dentro c'è un giardino con i fiori dei tropici. Allora, aver capito che c'era un'opportunità climatica e averla trasformata in un'operazione come quella è meraviglioso, vuol dire che la progettualità, se fatta con una certa empatia e con una certa conoscenza, ti può trasformare i luoghi. Allora io lo porto come esempio perché normalmente, contrariamente a questo, molto spesso li distruggiamo i luoghi, non è che ne approfittiamo da un punto di vista climatico, no? Allora, empatia creativa è importante perché nella letteratura di quegli anni la figlia di questo generale dice sono qui in questa casa battuta dai venti, e c'è tutta una serie di corrispondenze che raccontano un po' la difficoltà di abitare quel luogo, no? Poi, 40 anni dopo, la figlia di questa figlia scrive una lettera meravigliosa, dice, ma qui è un posto stupendo, guarda, non c'è vento, c'è il bosco, faccio la legna, abbiamo il caminetto. Cioè, in 40 anni è cambiato questo luogo attraverso un'operazione di paesaggio, no? Allora dico, ma quella potenza lì, ma noi quella conoscenza lì, dove l'abbiamo messa? Dove è finita? È per quello che dico, parlo di empatia creativa, perché richiede uno sforzo, richiede da parte nostra uno sforzo di comprensione e dall'altra parte un atto di progettualità che può essere meraviglioso. Ora, quindi quello l'ho preso da lì e me ne faccio custode di questa tutte le volte che ci riesco. Invece questa della co-creazione è una parola un po' complicata che soprattutto usano quelli che si occupano di gestione del conflitto, della partecipazione. Noi abbiamo fatto diversi lavori con Marianella Sclavi, che loro hanno un gruppo che si chiama Ascolto Attivo. Tra questo abbiamo fatto anche un lavoro su Camerino, abbiamo chiamato le persone, abbiamo fatto gli incontri, prima al bar, prima erano in 10, poi erano 30, poi erano 50, poi 250, abbiamo cominciato a parlare. Quindi questo tema della co-creazione è di fatto una politica di ascolto, perché questo è un paese, voi lo sapete meglio di me perché basta guardare i telegiornali, che parlano tutti e non ascolta più nessuno. Quindi se parlano tutti e nessuno ascolta diventa anche difficile, no? Fare le cose, no? Il dramma di Genova, che sarà un dramma che durerà a lungo, è che qui parlano tutti, ma questa gente ci ha parlato con qualcuno, con quelli del quartiere? No, perché non è che basta dire vi do la casa lì, che poi gli dai una casa in un posto tremendo, no? E poi non hai ascoltato 50 anni di sofferenza della Valpolcevera. Io l'altra sera mi sono permesso di dire, c'era anche Toti, ma voi qualcuno li ha ascoltati? Avete pensato a una politica di relazione con la cittadinanza per capire cosa volete fare? Perché tu non puoi solo fare degli annunci, 9 mesi, 10 mesi, 9 mesi, questi dicono delle balle stratosferiche, no? E invece la gente va accompagnata, no? Anche sul Camerino, la nostra esperienza qual è stata? Che le persone sono profondamente consapevoli che ci vorrà tempo, perché se tu vai a Camerino, poi lo conosci, è tutto il centro storico chiuso da 2 anni, tutto pericolante, tutto in piedi, tutto pericolante. Ora, anche la mia mamma lo capisce che in quella casa lì non ci entrerà domani, questo è ovvio, però tu gli devi dire qual è il programma dei prossimi 10 anni, perché se non glielo dici uno si perde, no? Dice non finiremo mai, no? Quindi abbiamo fatto queste politiche di ascolto, lavorando con la gente, ascoltando, però sempre con una questione precisa. Non è che facciamo tutti insieme un progetto, perché allora lì diventa veramente la baraonda, no? Bisogna ascoltare, lavorare insieme, capire quali sono i desideri della gente che conosce molto meglio di te quei luoghi. Tu se vai a Camerino, non puoi progettare Camerino, devi ascoltare la gente che ci abita da 50 anni e capire come funzionano i meccanismi di relazione dei tessuti, capire come funziona quel muro, come funziona quel percorso, no? Arrivi lì e dici delle cose inutili, no? Dopodiché c'è tutto questo livello di informazioni che raccogli e poi le trasformi in un atto progettuale che poi discuti anche con la gente, no? Però ognuno faccia anche un po' il suo mestiere, no? Perché poi in questo mondo in cui tutti fanno tutto, mi sembra una roba allucinante, no? Bisogna che ognuno metta in campo le competenze che ha. Allora io mi occupo di architettura, penso di farlo bene il mio lavoro, ascolto volentieri e poi ti propongo qualcosa che possiamo costruire insieme, discutere insieme. Quindi questa per me è la co-creazione, è quella di ascoltare e poi produrre qualcosa che quando sarà finito, che è la cosa più bella, è che la gente che lo vede dice ma è esattamente quello che volevo fare io. Ecco, quando uno dice così, o quello che avremmo voluto fare insieme, ecco, forse quei temi di estraneità, di rapporto difficile con l'architettura
si avvicinano di più, perché poi in fondo noi dobbiamo anche un po' rispondere a delle domande, non è che possiamo fare un po' come ci pare, no? Ti ringrazio di questo perché mi consente, sempre con finalità didattiche, qui abbiamo anche ragazzi della scuola di design oltre che di architettura, e purtroppo devo dire che molti arrivano convinti che sia l'attività di progettare architettura sia di progettare oggetti di design è un atto creativo illuminante, fulminante, che non c'è fatica, che ha che molto a che fare con la bizzarria, con la stranezza. Al varco fra 10 anni, vediamo com'è. Li aspettiamo al varco fra 10 anni, se è stato così facile. E forse noi per esempio facciamo molta fatica a convincerli a lavorare in gruppo, a lavorare insieme. Ecco, perché c'è questa difficoltà secondo te a lavorare insieme con gli altri? Beh, intanto bisogna distinguere due cose, no? Il mondo dell'architettura ha una complessità molto diversa da quella del design, con la sottile differenza che un oggetto di design che non è venuto tanto bene lo mettiamo in un cassetto, in un armadio, è finita lì. Un edificio quando è venuto male, punto, non è che lo sposti. E quindi è per quello che io dico sempre, gli architetti sono delle persone molto pericolose, perché toccano un argomento e una materia molto sensibile, no? Perché poi, e questo ormai lo sappiamo tutti, no? Perché tutto il dibattito sulle periferie, dei luoghi brutti, a me quelli, no, non sono stati solo gli architetti. Faccio una parentesi meravigliosa. In Italia ci sono 15 milioni di immobili, un po' tagliato con l'accetta, no? 12 milioni sono residenziali. Allora, chi ha fatto i 12 milioni di edifici residenziali in Italia? No, allora, insomma, 5 milioni li hanno fatti i capomastri, queste robe meravigliose della storia, centri storici. 5 milioni li hanno fatti i geometri, ne avanzano 2. 800 mila l'hanno fatti gli ingegneri e 1,2 milioni gli architetti. Allora, gli architetti in questa storia non c'entrano niente, cioè nello scempio che c'è fuori, adesso io dico, non la difendo la categoria, però bisogna anche avere le misure, no? E forse è proprio per questo che abbiamo un problema, che forse avremmo dovuto utilizzare di più gli architetti, quelli bravi ovviamente, e avergli dato più opportunità di costruire la città contemporanea sarebbe stato comunque un miglior risultato, su questo non c'è dubbio, perché adesso per male che vada, un architetto meno male ha fatto un percorso di storia, insomma dovrebbe conoscere gli elementi fondativi di questo mestiere, niente contro i geometri, ma diciamo che hanno un approccio un filino diverso, no? Quindi questa cosa, no, è molto importante poi per l'impatto che c'è stato poi sul territorio, no? Poi si lavora, si fa fatica a lavorare insieme, adesso faccio una battuta e non prendetevela male, cioè, l'ufficio è un luogo, è una dittatura, il mio ufficio, adesso il mio ufficio ha una maglia molto larga perché lavoro con tanti ragazzi e se non lavorassi con una maglia larga in cui ognuno poi si prende anche una fetta dei problemi non vivrei più, quindi è anche vero che dentro uno studio tutti quanti portano qualcosa, no? In un dibattito, in un progetto, ognuno poi ci infila del suo perché poi questa è la natura del mestiere, no? È un mestiere anche, come dire, molto legato alla persona, no? È fatto così, è come quello di un design, poi lo puoi condividere con altri, fare dei progetti collettivi. Tutti quelli che hanno provato a farlo poi sono un po' fallite queste cose. Mentre invece lavorare in gruppo è un'altra cosa, no? Perché anche dentro il mio ufficio ci sono dei gruppi che lavorano insieme per arrivare poi a un risultato, no? Questo diventa un elemento determinante perché è anche con quel tema di confronto e spesso anche un po' di tensione, no? Che si creano poi le qualità dei progetti, perché c'è anche molta tensione nello studio, no? Adesso io parlo di quello perché conosco quel mondo, altri mondi non li conosco, però abbiamo spesso molta tensione interna perché c'è un po' di conflittualità, perché i ragazzi sono tutti competitivi, quindi ognuno vuol portare il suo, poi bisogna vederlo, poi bisogna discuterlo, poi bisogna tagliarlo, poi bisogna buttarlo via, bisogna rifarlo. Questo però è un valore immenso perché dà una stratificazione molto, molto importante, non è solo la prima idea, magari anche la prima è la migliore, ma non è la prima, è stratificare tutto questo lavoro che porta poi a quella qualità e quella fatica, no, per arrivare in fondo. Vorrei che non ci fosse è un mestiere meraviglioso, pieno di grandi soddisfazioni, è bellissimo da fare. Quando dico è faticoso perché tu hai un mondo intorno a te che è sempre più complicato, no? È sempre più complicata la burocrazia, è sempre più complicata la committenza, i comitenti sono diventati molto aggressivi, cioè
non è che non si fanno solo musei nella nostra professione, perché poi c'è anche qui un mito da sfatare, non è che se non hai fatto un grattacielo a Hong Kong non sei nessuno, ecco, questa qui è quella, è quel meccanismo della comunicazione che porta anche un po' di frustrazione, per cui se non hai fatto un grattacielo a Hong Kong non sei proprio nessuno, no? Ecco, quella roba lì non è vera, non esiste, no? Questo è un lavoro che si fa sul terreno facendo anche delle piccole cose, però è un lavoro complicato, difficile, no? Dove alla fine è sempre, come dire, è sempre un processo ansiogeno, no? Che è la cosa che è più bella quando racconto questa storia con i miei amici ingegneri. La differenza sostanziale tra noi e gli ingegneri non sono le competenze, perché quelle sono diverse, no? È tra un sistema di certezze e un sistema di ansietà. Questi sono i due pilastri. Per quello che loro fanno quella vita, noi ne facciamo un'altra, no? Perché tu vivi nella continua ansia di trovare le soluzioni, che i processi creativi non sono certezze, sono analisi, lavoro, anche frustrazioni, no? Quindi, però è anche un motore micidiale, no? Perché avere ansia è un grande motore che ti porta boom boom a cercare, a cambiare, a fare, a modificare. Quel motore lì è quello che salva la vita di un architetto, perché se no diventa veramente, a meno che lo sia, un talento immenso, e ci sono, quello però è un altro campo di gioco. Quel motore lì è un motore molto potente, quindi è un lavoro di gruppo anche quando si fa insieme agli altri componenti di questo gruppo, non solo tra gli architetti, perché adesso io vengo da ieri, poi sera sono arrivato da Vienna, per citarvi un esempio, è un progetto complesso, grande, però abbiamo seguito il cliente per 3 mesi sulle tabelle Excel, metri quadrati, l'efficienza. Quando gli abbiamo detto va bene, noi ti seguiamo, mandami le tabelle, tutto. Abbiamo preso le tabelle, io avevo vinto un concorso con una sua filosofia, prendiamo le tabelle, te lo metto dentro il progetto e poi ci vediamo, no? Gli porto il progetto, che era una roba orrenda, questo è il risultato di 3 mesi di lavoro di tabelle Excel dei vostri manager che hanno questo cavolo di problema di efficienza, no? Il cliente lo guarda e dice, oh, orrore, 2 licenziati in tronco. Perché non puoi fare un progetto solo con quei criteri, no? Poi ci metti 10 giorni per rimettere a posto il tiro dicendo, vabbè, anche se perdi il 2,5% di efficienza, ma qualifichi l'edificio, ti spiego che è importante. Quindi alla fine il tuo lavoro è anche quello di prendere un cliente e convincerlo della strada da percorrere. Non sei solo tu, devi convincere lui, poi c'è gli ingegneri che ti fanno i muri da 80 cm invece che di 40, poi c'è l'impiantista che ti piazza dei tubi dappertutto e devi dire di no, boom, 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 tutto il tempo così, e quindi devi avere un'armata pronta a difendere il tuo lavoro, perché tu solo sai dove stai andando, loro non lo sanno, e questo è il punto, no? Per cui se ti dico che il terrazzo deve essere profondo 30 cm, è 30 cm, no 42 no. Va bene, dobbiamo fare 30. Allora, tenere quel passo lì sempre, boom, 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 sempre, è una grande fatica per tutti, per i miei, per me che vado, cerco. Perché poi alla fine, quando è finito, e su quello vi dovete fare forza, quando è finito, se è bello l'hanno fatto loro, se è brutto l'hai fatto tu, no? E questo è il criterio. Allora dico, allora guarda, facciamo così, siccome alla fine è bello l'hai fatto tu, dammi retta, fidati, no? Questo però per dirvi, in una scala, in qualunque scala tu lavori, grande, piccola, cliente, è sempre così, ovunque, ovunque, che sia un museo meraviglioso, sia la casetta della signora Pina con cui ti confronti tutti i giorni. Quindi questo è fatto proprio così. Poi in Italia è ancora più bello, perché siamo tutti dei creativi e abbiamo un mondo intorno che è molto difficile, che non capisce la competenza di un architetto da quella di un'impresa, per esempio, no, lì non si capisce, non lo capisco, non c'è verso. Faccio una parentesi, poi torno al centro del discorso. Non vorrei scoraggiare nessuno, ragazzi. Vi dico solo che armatevi di grande pazienza e lavorate sodo, perché se no non ce la fai. Una piccola parentesi, perché hai parlato del tuo studio. Ora, con te ha collaborato Marco Fagioli, Marco Perugino, che quest'anno, lo dico ai ragazzi di design presenti nel secondo anno, sarà il vostro docente di retail design. Che ruolo ha il design nel tuo lavoro? Come collabori con i designer? Beh, adesso con Marco in particolare, con lui facciamo più l'aspetto grafico, la grafica, no? Perché su per esempio sul Padiglione d'Italia è stato fatto un lavoro meraviglioso, perché comunicare tutti i contenuti di una ricerca di un anno e mezzo, poi devi anche tradurle attraverso un'immagine, un testo, un diagramma, quindi lui ha
fa questo lavoro quasi di comunicazione, no? Che trasforma un concetto in una grafica, è molto molto difficile. E poi con lui facciamo anche del lavoro di prodotto. Adesso abbiamo aperto un segmento sul prodotto del design, proprio di prodotto industriale, e quindi collaboriamo con lui sul tema dei rapporti con le aziende, con le materie. Devi anche conoscere le aziende con cui lavori, i potenziali che hanno, quindi conoscere anche i materiali. Io vengo da una cultura più degli edifici, quindi ho cominciato a occuparmi del design di oggetti perché mi incuriosisce, perché mi fa impazzire quando faccio un edificio e mi buttano dentro delle seggiole orrende, no? Allora guarda, senti, fanno la seggiola, la disegno io, così ci metti quella che ti ho fatto io, no? Perché poi anche lì c'è una storia bellissima che trovate nel Padiglione Italia, che è quella di quel periodo storico meraviglioso che arriva fino agli anni Ottanta più o meno, in cui c'erano degli architetti che disegnavano tutto, cioè disegnavano un edificio, ma disegnavano la porta, la maniglia della porta, la serratura, l'interruttore. Noi abbiamo una cultura meravigliosa, perché senza andare troppo lontano, cito adesso Carlo Scarpa, è banale da dire, perché è un grandissimo, però Franco Albini, per esempio, se andate a studiare cosa hanno fatto, Albini e la Elga hanno fatto delle cose meravigliose, cioè hanno disegnato i mancorrenti, le pieghe del ferro, cioè quella capacità molto italiana, di andare fino in fondo al design, quindi dall'edificio fino al fatto che anche una maniglia di una porta è un oggetto importante nell'equilibrio di un edificio, è una grande lezione molto molto italiana. Adesso non voglio generalizzare perché poi non sono uno storico, però un confronto con qualche altro grande maestro lo troviamo in Wright con le cose che ha fatto. Se voi andate a vedere gli edifici di Wright, lì non ci ha messo le mani nessuno, cioè ha fatto tutto lui. Io sono andato da ragazzo e mi pento di non esserci andato prima, quindi andate a vedervi Wright negli Stati Uniti, la Johnson Bucks, quell'edificio meraviglioso con i funghi. Sono andato a vedere una domenica perché il guardiano era un italiano della Sicilia, trapiantato, ci ha aperto la porta, se no non entrerà. Io sono rimasto folgorato, perché l'edificio lo conoscevo, però vai lì, sei folgorato, no, da questa bellezza, e poi prendi l'ascensore, e dalla porta, la mania dell'ascensore fino alla tastiera dell'ascensore è disegnata da lui. Ecco, quella roba lì è una roba meravigliosa, cioè, attraversare questi mondi, no, da una grande dimensione fino al piccolo dettaglio, è un'esperienza che ti porta poi al design. Poi il prodotto è una storia più legata ai mercati, altre cose, però dentro l'edificio io trovo che sia un'esperienza anche per un architetto avere questa capacità di entrare così in profondità, no? Soprattutto in un periodo in cui non c'hai mai il tempo, non so, c'hai dei programmi di progettazione che sono devastanti, 3 settimane, 6 settimane, 9 settimane per fare gli esecutivi, cioè, adesso mi viene da ridere quando me lo dico, ma non ci pensa neanche. Ma non ci penso neanche 9 settimane, cioè io ho bisogno di un po' di tempo, perché ho bisogno del tempo. Però avere, ritagliarsi dentro quel periodo, anche la forza di disegnare gli oggetti che stanno dentro, un interruttore, per esempio, che sono tutti brutti, non so, con la maniglia di una porta, è un esercizio di scala che in uno studio è molto forte, bisogna un po' avere un po' di energie, però ti fa anche un po' capire la scala delle cose. Allora c'è un altro edificio meraviglioso da vedere, vabbè, in Italia ce ne sono diversi, però se andate a Genova, Palazzo Rosso e Franca Albini sono le cose, e il villaggio Eni a Borca di Cadore, che voi non conoscete, o forse quelli che hanno studiato un po' più in là nel tempo, però per i giovani io vi consiglio una gita a vedere il villaggio Eni a Borca di Cadore. Allora, Eni fa un villaggio, cioè Mattei vuole fare un villaggio negli anni, fine anni 70, per i suoi dipendenti. Chiama un architetto friulano che si chiama Gellner, che fa un progetto pazzesco. Si studia, c'è un libro incredibile in cui lui ha disegnato tutte queste case di legno, no? Queste baite, questi masi, ha disegnato, non so, ne avrà disegnati 150, ma andando lì e disegnando ogni piccolo particolo, cioè è entrato proprio dentro questa cultura della montagna, e fa questa colonia, cioè questo edificio appunto, c'è una grande sala della colonia che è un edificio che è una vetta di una montagna, poi in cemento, quindi c'è orrore il cemento, invece lì è bellissimo, poi incrostato con il legno, il vetro, meraviglioso. Allora, tu vai a vedere la colonia Eni, non c'è niente che lui non abbia disegnato. La posizione degli alberi anche, perché era un pendio con una sassaia,
e lui decide di farlo lì invece che nel bosco, perché era orientato meglio quel versante con i sassi, quindi poggia questi edifici, poi progetta la posizione degli alberi per vedere cosa si vede fuori dalla finestra, che albero si vede, quanto deve stare lontano, cioè un po' maniacale però, gli interruttori dei colori, le docce per i ragazzi, i phon, cioè tu vai lì ed è ancora tutto intatto, no? E in questa colonia non c'è una scala, solo rampe. Siccome è una colonia per bambini, per ragazzini, giustamente dice, se faccio le scale si spezzano le ginocchia, no? Perché ti immagino, allora è tutto con queste rampe su questo pendio che porta nei dormitori. Ed è un esercizio, anche oggi, a rivederlo oggi, però io lo conoscevo di storia, ma non c'ero mai andato, sono andato a visitarlo, è un esercizio che ti fa anche capire quanto strada c'è ancora da fare, se vuoi arrivare a quel punto lì devi veramente avere una visione del progetto così complesso. Ecco, quell'educazione lì mi sembra molto, anche molto della nostra cultura. Sì, no? Hai parlato di Gellner che fa questi disegni dal vero. Quanto è importante la conoscenza, lo studio e il disegno a mano libera nella tua attività? Ma guarda, io sono un nativo analogico e nel mondo digitale ci sto passando per ragioni di utilizzo di strumenti come usiamo tutti i giorni. Però è uno strumento, no? Quindi da noi in studio c'è di tutto. Abbiamo Revit con il BIM e poi abbiamo i modellisti che tagliano il legno e il cartone e poi abbiamo i ragazzi con i pennarelli che dipingono sui muri e poi abbiamo quello con la stampante 3D, cioè abbiamo tutto, perché alla fine sono strumenti di lavoro, cioè poi c'è chi è più, ci sono fasi in cui si fa prima a fare uno schizzo che aspettare, io poi ce l'ho sempre con i miei perché non vedo i disegni, no? Io, vabbè, vengo da una cultura dove le cose le devo vedere e dentro uno schermo non li vedo e quindi dice sì, no, adesso ti accendo, no, stampami il disegno e mettilo sul muro, capisco che non è molto ecologico, però stampalo sto disegno, no? Perché se non lo vedo, poi io ho casa a 6 metri dall'ufficio e di notte mi alzo e vado in ufficio. Io non posso accendere tutti i computer dell'ufficio per vedere cosa c'è dentro, li mettete sul muro, no? E questo è molto importante. Quindi c'è un lavoro, come dire, anche manuale. Abbiamo 2 modellisti, facciamo tutti i modelli noi, tutti quelli che si vedono in giro, sono tutti fatti autoprodotti, perché nel fare i modelli, e lo fanno anche molto i ragazzi, non abbiamo solo il laboratorio, ma anche poi abbiamo una zona di tavoli dove i ragazzi tagliano e si tagliano, fanno i modelli di carta e di cartone, perché poi nel farlo, cioè, mentre lo stai facendo, è un momento in cui stai pensando, non è che stai tagliando il cartone, stai montando, poi quando lo vedi dici, ma proprio non è proprio come l'avevamo immaginato, babà. E quindi c'è anche un'enorme produzione di modelli 3D, di cose. Poi facciamo anche i rendering, stampiamo in 3D, facciamo tutto. Però quella parte lì è diventata una consuetudine, per cui anche i ragazzi più giovani che arrivano li mettiamo a fare i modelli, perché così capiscono che cosa stiamo facendo, no? Però gli strumenti, sai, sono passati attraverso la storia tutti. Cioè abbiamo fatto opere meravigliose con il tecnigrafo e col parallelografo, con la squadretta, e adesso le faremo con uno strumento diverso, però non sarei troppo accanito sugli strumenti. È chiaro che c'è una differenza enorme da quando ho iniziato io, che non è 1000 anni fa, è pochi anni fa, in cui bastava andare in uno studio, prendere una penna e far girare una squadra. Oggi se in studio non sai usare un computer, come minimo AutoCAD o come minimo lavorare sui programmi tridimensionali, non entri, cioè non hai. Quindi anche per un ragazzo oggi diventa fondamentale imparare a usare gli strumenti, se no non puoi andare da nessuna parte, no? Almeno poi ci sono magari studi che fanno anche la pittura, vabbè, quelli poi ognuno fa un po' come gli pare, però se lavori in un mondo concreto hai bisogno di una formazione continua su questi temi. Io vedo che alla fine il nostro passaggio storico, che è di questi ultimi 4 anni, è potuto avvenire grazie a quelli che avevano 26 anni, perché io non sarei riuscito a traghettare l'ufficio dentro il mondo delle tre dimensioni, dei render, dello spazio tridimensionale, del lavoro tridimensionale, se non c'erano i ragazzi che avevano 26 anni, 25, perché già quelli che ne hanno 40 sono già fuori, fanno altro, lavorano in AutoCAD, però sai, il passaggio da un piano, no? Perché AutoCAD alla fine è un piano con le linee che si incrociano precise, adesso banalmente, ma entri dentro Revit e cominci a fare il BIM, non è proprio così semplice, no? Quindi abbiamo anche noi in 4 anni abbiamo trasformato l'ufficio anche un po' di più, dalla bidimensione alla tridimensione, e lavoriamo fondamentalmente con il BIM,
con Revit, che richiede, io per esempio se oggi chiedo dove si mette su internet, cerco 10 ragazzi che sanno usare Revit, faccio molta fatica a trovarli, molta fatica. Quindi c'è un passaggio in cui dobbiamo un po' aiutare questi ragazzi e oltre allo sviluppo della creatività, quindi le esperienze, quelli degli strumenti per loro oggi è un elemento determinante. Allora, siccome siamo vicini al volgere dell'ora, prima di concludere con un paio di ultime domande, vorrei sapere se dal pubblico, dai ragazzi, visto che si è parlato dei ragazzi, ti sei rivolto ai ragazzi, se c'è... Adesso quelli sono nascosti, no? Chiaramente non si vede. Quelli si sentono come nel registro quando comincia a guardare A, B, C, D. C'è qualche domanda? Non vi inquietate, tanto avevo proposto che chi faceva domande aveva sì, due punti. Ma hai chiesto questo? Esame un punto in più all'esame, vediamo, facciamone un atto, no? Antidemocratico, se qualche magistrato mi metterebbe. Un punto in più all'esame mi sembra... a chi fa una domanda, proposta di architetto Cucinella. No, era per le vostre curiosità più che altro. Non è due punti, non è abbastanza. Adesso allettante. Aumentiamo. Senti, c'è. Vorrei che ci parlassi un attimo di questa casa 100K, perché è una cosa che è stata molto amata all'università, poi ne abbiamo saputo meno, diciamo, della sua evoluzione, della sua. Se ci spieghi un attimo, perché questa idea di casa, appunto, che non assomiglia per niente a quelle delle immobiliari, è completamente diversa, eppure forse costa anche di meno. Costa di meno è sicuro, ma sì, è stata una storia che non è ancora finita, perché non perdo la speranza di farla, che quando è uscita questa notizia, no, della casa che costa 100.000 euro, allora l'associazione dei costruttori mi manda una letteraccia, mi dice ma lei non può dire che le case costano 100.000 euro, sì, posso dire, venga, si legga il capitolato e lo guardano, perché le case quando le vendi invece a dei prezzi stratosferici gli ha dato un po' fastidio. Poi i sindaci li volevano fare, tutti i sindaci volevano fare le case 100K, ah, veniamo, facciamo le conferenze stampa, non siamo riusciti a farle con nessuno, perché poi l'imbuto è che non basta che un sindaco ha voglia di farlo, poi si deve confrontare con i budget, con le procedure. Adesso stiamo a Bologna finalmente, dopo una grande crisi immobiliare, e hanno capito che c'è o un target di super lusso, che tanto quello c'è sempre stato e non muore mai, però sull'accesso alla casa il problema mi sembra che sia rimasto tale e quale, no? Soprattutto adesso Bologna è anche una città fortunata, però per una coppia di giovani o di studenti o appena laureati o che cominciano a farsi una famiglia, l'accesso alla casa o i genitori gliela comprano, come succede spesso in questo fortunato paese, o se la devono comprare comincia ad esserci una soglia di ingresso troppo alta, no? E quindi ci eravamo messi sulla linea di dire questa idea della mobilità tutta americana, secondo me da noi non funziona. Cioè non è che da noi oggi lavoro a Genova, poi tra un anno e mezzo vado a Palermo, poi tra un anno e mezzo vado ad Ancona. Cioè questa cosa da noi non esiste, no? Succede in un paese dove c'è una mentalità diversa, dove la proprietà è un concetto diverso. Invece qui da noi la proprietà è importante, la casa è una roba solida, importante. Allora, però la questione qual era quando era nato il progetto? Che a un certo momento c'è uno scollamento tra chi fa le case, chi le produce, chi le realizza, cioè il mondo dell'impresa, e chi la vuole. Cioè, questi due mondi, no, non si sono mai parlati, no? Per cui, e per quello che è stato anche il grande fallimento delle imprese italiane, no? Il mondo dell'impresa italiana, medio piccolo, è morto, ma morto, proprio sepolto, perché hanno continuato a fare delle case che non voleva più nessuno, a dei prezzi che erano assolutamente fuori mercato, no? Per cui la casetta di mattoni con la persianina, la roba lì, anche la signora Pina, viene con una stampata, perché non è mica stupida, va su internet e guarda per esempio le normative acustiche e gliele chiede, ma non doveva essere 42 decibel il suono della finestra? E li ha ammazzati tutti, perché questi hanno fatto tutti i furbi. Allora, morto quel segmento lì, diciamo, ma avete guardato, abbiamo capito qual è la domanda della casa? Allora ci siamo messi a lavorare con un sociologo che ha fatto una ricerca bellissima che si chiama Housing Evolution, che si trova ancora anche su internet perché è in evoluzione anche quella, in cui attraverso un'analisi di mercato di che cosa le famiglie hanno nelle loro case, che frigorifero comprano, che cucina comprano, eccetera, da quell'analisi è emersa la struttura sociale del paese, che non ha un tipo di famiglia. Ci sono 8, 11 tipi di famiglie, organizzazioni familiari diverse, ci sono i giovani che cercano una casa
che chiamiamo tenda, perché magari stanno lì 3 anni, poi prendono le loro cosine e se ne vanno in una casa un po' più grande. Ci sono le case degli anziani chiamate bunker, perché per loro la cucina è l'elemento fondamentale della vita, quindi devi fare una casa dove la cucina è importante, no? Che è un 17,5 metri quadri come dice la norma, no? Oppure c'è la casa di quelli che lavorano a casa, oppure c'è la casa dei social, perché c'è della gente che vuole dei grandi soggiorni, della camera da letto non gli frega niente, basta che ci sta il letto, però vivono molto nei rapporti sociali. Quindi a un certo punto scopri che c'è una mappa della domanda della casa che è molto diversa da quello che il mercato offre con la tipologia, no? 2 stanze, corridoio, è come se tu ti definissi, come, tu che casa vuoi, come ti vedi tu? Ah, io mi vedo tinello, corridoio, bagno, no? Non è che dici così, no? Dici no, voglio una casa aperta. E quindi abbiamo provato a infilarci lì dentro dicendo ma perché non offriamo molto semplicemente, è una casa che non ha i muri, non ci sono muri dentro, ha tutte le sue performance termiche, le prestazioni di legge, e poi dentro te la fai un po' come ti pare, anche perché uno che compra una casa a 100.000 euro non è che poi va a comprare il parquet di rovere che gli costa 25.000 euro, no, va all'IKEA o da Castorama senza fare pubblicità, si compra 2 pannelli di cartongesso e si fa la camera, non è che ha bisogno, oppure dice no, ma guarda, io lascio tutta la casa aperta, mi frega niente, lascio anche il bagno. Una volta ero in Olanda, sono andato in una casa di amici, arrivo, c'è una casa, sì, quelle case olandesi, che da una parte all'altra della strada, e c'era il cesso in mezzo alla stanza senza pareti, no? Ho detto ma vabbè, insomma, uno vive come vuole, però si devi mettere lì e se sei con qualcuno pazienza, no? Ecco, diciamo, è un po' estremo, però c'è anche quella cosa lì, no? Dico, ma è possibile che uno si debba comprare una casa con un bagno orrendo, con le impiastrelle orrende, che le paga un sacco di soldi, che poi arriva e poi qualcosa devi buttare giù? È una casa semplice, te la dividi come vuoi e poi nel tempo può crescere, no? È stato un grande sogno che ancora adesso a Bologna stiamo trattando, in un quartiere un po' fuori Bologna dove c'è un accesso alla casa, c'è un mercato crescente in una zona di sviluppo perché ci sono le industrie, ci sono gli immigrati, ci sono e con una banca che sono diventati i nostri clienti, le banche, c'è una trasformazione del soggetto cliente meravigliosa. Cioè, io con l'impresa non ci ho mai lavorato perché non avevano bisogno di me, perché per fare quelle cose orrende c'è piena di gente che le sa fare molto meglio di me. Però sono scomparsi loro e sono comparse le banche, che hanno rilevato il fallimento di tutti, no? Quindi terreni, immobili, no? Il mio interlocutore adesso, vabbè, su un paio di progetti, è il direttore della banca, che è a proprietaria di strada, non sa cosa fare, no? Allora, va bene, facciamo un'indagine di mercato, andiamo a vedere cosa c'è bisogno, e su alcune aree un po' più marginali, non del centro, tanto il centro è inaccessibile, si possono costruire sulla domanda effettiva di quei luoghi, no? Delle case dove tu hai questi margini di flessibilità. Allora, in Finlandia, adesso non è che parliamo, in Finlandia hanno fatto un esperimento un po' diverso, hanno fatto una palazzina con 50 appartamenti che erano grandi, ogni fettina era 45 metri quadri su 6 metri di altezza, una stretta e lunga, no? Poi tu potevi comprarti 45 metri quadri oppure 90, sempre con la predisposizione, e non c'era niente, c'era la scala esterna, quindi col freddo, col ballatoio, poi apri la porta, entri dentro e non c'è niente dentro. Ora, su 50 alloggi hanno avuto 5.000 domande, perché un ragazzo, una coppia, poi sai, sono tutti progettisti, no? Tutti progettano la propria casa, ed è giusto così. Io le case, per esempio, non le faccio perché dico, ma fatela te, cioè fatela come ti piace a te, cosa c'entro io, no? E invece ognuno ha la sua voglia di farsi la casa, perché è anche l'ultimo luogo dell'intimità di una persona, no? Cioè siamo tutti in mezzo ai social, al pubblico, quando entri in casa tua ci metti anche le schifezze che ti piacciono a te, mica devi giustificare a qualcuno, no? Ti piace quella. Quindi è un ambito molto importante nella società, no? Quell'intimità è un luogo importante e deve avere quel grado massimo di libertà, quindi ognuno se la progetta come vuole. Se mi piace il bagno di 70 metri quadri, ma faccio un po' di 70 metri quadri, che me ne fregano. Allora, per dire che quella progettualità è una cosa bella, se tu costruisci un edificio che ti dà quei margini per viverci come vuoi. Poi è chiaro che la casa 100K era una comunità che condivideva degli spazi collettivi, che è vero che non hanno quasi mai funzionato, però è anche vero che sono sempre stati dei progetti terrificanti, perché cioè, pensare che la gente conviva in spazi assolutamente ingestiti è improponibile. Una lavanderia collettiva probabilmente funziona meglio, no? Allora, questa cosa meravigliosa, questi sociologi hanno fatto l'analisi degli strumenti e dicono, sai qual è la vita media di un trapano in una famiglia?
perché uno dice che devo montare un quadro, vado, mi compro un trapano, pianto, faccio il chiodo, bum bum, 5 minuti, la vita media nella famiglia di un trapano è 5 minuti. Allora magari se faccio un post di un collettivo di 15-20 famiglie, ci abbiamo un trapano, abbiamo risparmiato tutti. Allora questa idea di collettività è importante, perché alla fine è quello che stanno un po' cercando tutti. È vero che c'è un conflitto dei condomini, vabbè, quello è vero, però quando tu fai l'analisi sociologica capisci che invece la gente sta cercando questo rapporto di prossimità. Allora, adesso non vi voglio tediare, se no finisco più. Su questa idea della prossimità stiamo lavorando su un progetto sanitario molto interessante, perché questo è un paese che non ha bisogno di, ha bisogno di ospedali nuovi, per un altro discorso, ha bisogno di luoghi di cura, che è un'altra cosa, no? Per cui anche il dibattito è un tema anche per i ragazzi molto interessante questo. Non c'è soltanto l'ospedale per gli acuti, cioè uno si fa male, va lì, lo operano, e quello lì c'è bisogno. Però bisogna anche sapere, uscendo dal populismo, che il successo di un ospedale è dato dalla quantità di interventi che fa, non per la distribuzione sul territorio. Per cui tu, un ospedale che fa 200 operazioni al mese, ha un rating di successo molto più alto di un ospedale che ne fa 2, perché se gli succede un morto su 2 è il 50%, e quindi ha un rating drammatico. Allora, bisogna da una parte concentrare le competenze in modo che quel tema si risolva, e poi c'è un tema di distribuzione sul territorio dell'attenzione, della, che abbiamo chiamato la Casa della Salute. E abbiamo fatto un progetto per la Biennale, lavorando con degli esperti della sanità. Allora, l'invecchiamento della popolazione italiana, per chi non sa, cioè è un valore drammatico. Noi lo vedrete se andate in Biennale, abbiamo fatto un lavoro di ricerca con il CRESME. Allora, al 2034, siamo nel 2018, insomma 15 anni, poco meno, su 10 persone che lavorano, quindi quelle che sostengono il paese, 6 hanno più di 65 anni. Questo è quello che poi la demografia non sbaglia, perché è il numero di persone per anni. L'economia, che è la cosa più straordinaria della Terra, gli economisti sbagliano costantemente le previsioni e sono i più ascoltati. Pensa a te, se io facessi edifici che crollano mi darebbero un calcio nel sedere. Invece un economista può dire tutto quello che vuoi, tanto è sempre ascoltato. Quindi questo tema di invecchiamento si porta dietro delle malattie croniche che non hanno bisogno di un ospedale, hanno bisogno di un luogo di cura. Allora, nei territori più remoti, o comunque territori interni, tu non puoi fare un luogo di cura per ogni piccolo paese, perché è ingestibile. Allora, abbiamo proposto di fare un luogo ibrido, cioè un edificio ibrido dove c'è un luogo di cura per le malattie croniche, il diabete, le malattie cardiovascolari, tutte quelle malattie che non hanno bisogno di ospedale, ma hanno bisogno che qualcuno si prenda cura di te, che fa le analisi, le robe. E magari dentro questo edificio ci metti anche altre cose, no? Ci metti l'asilo, per esempio, che è un altro tema molto importante, questo rapporto tra gli anziani e i bambini, scopriamo oggi che è una roba meravigliosa. Certo che è meravigliosa, no? Poi ci metti dei luoghi per, come una volta c'erano, senza rimpiangere i vecchi comunisti, le case del popolo, dove si ballava, no? Cioè, la gente andava, ballava, giocava a carte, fumava sigarette, si beveva. Quella roba lì è scomparsa. Cioè, un luogo gratuito dove stare insieme non esiste più. E quella roba lì è stata una roba che è passata. La modernità ha ammazzato tante cose, tra cui anche questi luoghi che avevano una. Io me lo ricordo perché avevo 7 anni, andavo al circolo dell'Ampi, che non sapevo neanche che cos'era, andavo a bere la spuma bionda. Chi alla mia età si ricorda che cos'è, che ci sembrava di bere il vino perché eravamo bambini. Però lì c'era gente che giocava a carte, poi suonava la fisarmonica, cioè quella roba lì. Sembrava stupida perché la modernità, no, è un'altra cosa, invece scopriamo che lì ci sono dei valori sociali molto importanti. Quindi progettare un edificio che vede nel rapporto delle persone, della cura, anche della cura di prossimità, di amicizia, è un tema bellissimo, no? Ma qualcuno se ne occupa di sta roba? Ma allora, andiamo in giro per l'Italia, ho fatto un viaggio anche molto emozionante, perché poi io poi il paese, per quanto lo conosca, poi non è che lo conosco così tanto, no? Però secondo me anche per i ragazzi, al di là di andare in Australia, che è molto bello, o in America, in giro per il mondo, fatevi un giro anche per questo paese, perché sono delle cose meravigliose. Allora, adesso non vi tedio a lungo, perché la storia è bellissima. Sono andato a quei posti, uno nella valle del Basento, vicino a Matera. Andiamo a incontrare un transumatore, adesso
poi perché un architetto parli di sta roba non lo so, però mi piace molto. Un transumatore, un signore che da quando era bambino voleva fare il transumatore. Ora, a me non mi è mai venuto in mente di fare il transumatore, però ci avevo fatto la guardia forestale, poi mi sono stufato, poi il mio sogno era fare, partiamo, andiamo a trovare questo signore perché attraversa con le mandrie questa valle meravigliosa che poi è anche l'oggetto di un grande fallimento industriale. E siamo lì perché andiamo a fare un progetto sugli scali ferroviari. Scali ferroviari della Valle del Basento sono quelli che da Salerno portano a Taranto. In mezzo c'era un grande progetto industriale che è fallito e ci sono queste stazioni morte, quindi abbiamo detto magari sono luoghi da cui si può ripartire in quel territorio attraverso della progettualità, cioè ci vogliono delle idee lì, non è che basta dire brutto, brutto sono capace anch'io, poi c'è Sgarbi già che lo dice, non c'è bisogno che lo dica io, no? Quindi bisogna fare dei progetti. Andiamo a guardare il transumatore, andiamo in mezzo al fango fino a qui e arriva questa mandria di mucche podoliche, che sono queste mucche che non stanno nelle stalle, che mangiano solo nei campi, e lui comincia con dei suoni assurdi a chiamare queste mucche, no? Questa madre di 150 che si ferma, si girano e lo guardano, tutte, e questo continua a dire, poi a un certo punto fa degli altri suoni meravigliosi, e si girano tutte e partono, e lui mi fa, no, adesso vanno tutte a Matera, non c'è bisogno neanche di seguire, sanno dove devono andare, ora vi rendete conto che roba... Altro che empatia, no? Cioè un rapporto col territorio, poi chiaro che vuol dire attraversare i territori, capire di che cosa sono fatti, incontrare la gente. E un'altra cosa veramente spettacolare, andiamo a Orgosolo, cioè un posto sperduto di Dio. La Sardegna, vi annuncio, è perduta, cioè ormai non c'è più niente da fare. Andiamo lì perché lavoriamo su un'operazione industriale, uno dei tanti fallimenti italiani, alla Piana di Ottana, dove fanno un polo della chimica nel cuore della Barbagia, che si chiama Barbagia perché era veramente barbaro il posto, per contrastare il banditismo. Lì tagliavano le orecchie, sparivano. Costruiscono un polo industriale 6 volte più grande del paesello che è Ottana, dura 6 anni, poi ovviamente nel cuore della Sardegna fare un polo della chimica che non ci puoi neanche arrivare con un camion, vabbè, è un disastro ambientale. Andiamo lì, passiamo, abbiamo fatto gli incontri con le persone, perché lì poi c'è questo tema del DNA, della gente che vive più di 100 anni. Quindi ancora di più il progetto, ci siamo messi insieme a loro a fare il progetto della casa di cura. Ma tu devi vedere la gente, perché poi i sardi non è gente facile, appunto, non ostili, ma dalla 5ª volta che facciamo l'incontro, quando siamo andati via la gente piangeva. Perché non lasciateci qua, che ci sia qualcuno che ci ascolta. Allora io dico, ma lo deve fare un architetto sto lavoro? Oltre che progettare gli edifici. Allora andiamo a Orgosolo per dirvi il cambiamento climatico. Alla fine di aprile nevicava, c'è un freddo incredibile. Stiamo in questo bar dove c'è questa signora, anche lei un po' ostile all'inizio, poi dopo un giorno nel bar, perché fuori non si poteva stare, comincia questo rapporto anche molto, molto amichevole, e poi scopriamo che la signora del bar è il capo di un gruppo di cittadini che dipinge questi murales. Se andate a vedere la murales di Orgosolo, meraviglia, tutti impegnati sulla caduta delle 2 torri, gli affreschi, cioè affreschi murales sull'ambiente, sulla Sardegna, salviamo il pianeta, non so, tutta roba pazzesca, no? E mi dice, ma sì, noi sai, siamo un gruppo di amici, tutti gli anni rinfrescano questi murales, cioè, un'operazione, ci vuole ponteggio, una roba. Un attaccamento al territorio e alla loro identità talmente forte che nonostante sia un posto remoto basterebbe così poco perché la gente non se ne andasse via, perché la gente non vuole andare via, cioè sta lì, c'era un signore di 80 anni al bar che mi ha fatto impazzire, stava a prendere il caffè e mi fa, ma sì, io ho 80 anni, ma io voglio morire qui perché qui sai, facciamo tanti spuntini il pomeriggio, no? E poi dice, poi sai, io ho 80 anni ma... Qui si muore a 110, sono ancora giovane, no? Qui c'è ancora 30 anni di aspettative di vita. Sì, però per questo è, e poi quando vai lì e guardi l'architettura di Orgosolo, no? Che era nata con i blocchi di mattoni di granito, perché quella è la materia che c'è. Poi tiri giù le case di granito per portarti via i blocchi di granito e le fai di mattoni con l'intonaco in quel clima devastante. Cioè, hai cambiato proprio la percezione di questo luogo, che era anche un posto difficile, un posto remoto, con le foreste vicino. Quindi anche per dire che quelle tecnologie hanno poi della modernità, hanno stravolto anche i propri linguaggi, il senso dei luoghi, almeno.
Quindi è per dire che il nostro lavoro un po' di analisi, di capire il paese, di vederlo, è anche per dire quanto l'architettura può essere un'operazione di rilancio dei territori. Cioè noi possiamo giocare una partita importante, appena si cominciano a capire che l'architettura è importante, può essere veramente la modalità per contrastare lo spopolamento. Ma non, è chiaro che ci vuole anche il lavoro, non è che basta un edificio magari. Però intanto se quell'edificio assolve delle funzioni importanti come queste, allora questo può anche aiutare le persone a rimanere lì, no? Quindi questo è un paese così difficile, complicato, dove però appunto, come dicevo prima, c'è veramente bisogno di tanto lavoro sull'architettura, semplice, anche non mica complicata, no? Qui abbiamo, per chiudere, abbiamo ragazzi dei primi tre anni, siamo giunti a tre punti per una domanda, ma non mi pare che non basti. Adesso la prossima è la promozione, quindi la domanda la dovete fare per forza. Mi rivolgerei a loro perché loro ricevono, devo dire che io sono fra quelli che cerca di dare messaggi positivi e di incoraggiamento, che ritengo sia molto importante. Ricevono tanti messaggi sfiduciati. Ho letto che tu hai questo trittico, non è una ricetta, ma comunque un trittico di consigli: curiosità, coraggio e amore. Di amore ce ne hai parlato adesso, anche per il territorio, di curiosità anche, di coraggio. Ma questo è un mestiere da coraggiosi, perché tanto bisogna avere il coraggio di farlo. Però il coraggio non è tanto adesso nell'affrontare le difficoltà, che quelle sono parte intrinseca di questo lavoro. Il coraggio è fare il progetto. Non è che il progetto sia così semplice, bisogna avere anche il coraggio delle volte di buttarsi dentro quel buio che è questo percorso. Non è così sempre così semplice, non è sempre così scontato. Quindi quel coraggio, che poi è un po' l'elemento che contrasta un po' l'ansia, no? Però ci vuole coraggio, perché bisogna anche il coraggio di fare un'azione come quella di fare un progetto forte, no? Un progetto che risponde a quelle domande, anche contro magari il parere di tanti che è intorno, no? Quindi quel coraggio è quello, e questo mestiere senza coraggio non si può fare. Quindi è chiaro che sono tante pressioni, tante robe, però con il tempo si capisce anche qual è il senso della parola coraggio, no? Bisogna anche un po' andare un po' al di là anche dei propri limiti, no? Anch'io sono un po' stressato del fatto che potrei rendermi la vita molto più facile, no? Però poi alla fine la soddisfazione quando un edificio è finito è un'esperienza bellissima, perché tipo abbiamo fatto questo asilo a Guastalla, che è un'opera che abbiamo finito un paio d'anni fa, con un sindaco leghista che ha scelto perché gli piaceva quel progetto insieme alla giuria o meno. E vabbè, niente contro i leghisti, poi meno male che l'ha scelto, quindi diciamo questo senza contrasti, no? Poi non avevano capito veramente tutto e quindi siamo riusciti a farlo. Poi arriva un altro sindaco nel frattempo, a metà dei lavori, un altro sindaco dell'altra parte, che ha cominciato a dire che non andava bene niente, no? Col cantiere fatto. A un certo punto gli ho detto: guardi sindaca, mi dica una cosa che le piace, così magari lavoriamo su quella, perché è troppo alto, troppo lungo, papu, papu. Però quella cosa lì è stata molto fastidiosa, però io ero tranquillo del fatto di dire: beh, adesso però facciamo così, aspettiamo di vedere quando è finito. Quando abbiamo finito l'edificio, se poi sai fare un asilo è anche una cosa che riguarda le famiglie, i bambini, c'è molta umanità, c'è molta anche da parte dei genitori molta tensione, perché siamo di figli in una scuola, no? Fai una scuola sicura, ho detto, ma sicura per forza, cioè anche si può fare le scuole sicure un po', cioè, o sono sicure o non sono sicure. Come all'Aquila, che avevano fatto le scuole che avevano l'indice di sicurezza al 60%, no? E poi la gente dice: ma io mio figlio non ce lo mando, perché se poi mi tocca il 40% non ce lo mando mio figlio, no? Cioè, a scuola è sicura? No, appunto, non ci sono mediazioni su questo, no? Sai, quando apri la scuola, apri l'asilo, era questa balena, la metafora di Pinocchio, no? Quando apri e la gente entra dentro e non si aspetta di vedere una roba anche un po' poetica, un po' così, e vede come i bambini affrontano questo spazio, che hanno una capacità di prenderlo subito, no? Hanno cominciato a fare già le cose che noi avevamo pensato chissà se, invece l'hanno fatto, e vedi proprio l'entusiasmo di una collettività che intorno a questo edificio, no? Si costruisce e insieme, no? Lo difende, ecco lì capisci quanto è importante il tuo lavoro. Allora non devi dar retta poi più di tanto alla gente, bisogna essere anche un filino disobbediente, perché poi il risultato finale è quello che conta, no? Allora mi ha fatto impazzire, siamo diventati matti con l'ASL, adesso per i ragazzi non abbiate pazienza, non prendetela male,
Allora, voi sapete, i professionisti lo sanno, sottopone all'ASL la procedura per... Vabbè, ci approvano il progetto ovviamente, no? Allora, arriviamo, poi ovviamente non l'hanno visto il progetto, no? Perché non lo guardano. Arrivano, siccome il pavimento di questo asilo è curvo e sale per un po' fino a un metro e mezzo, ci abbiamo messo 2 mesi per avere il parere favorevole dell'ASL. Abbiamo costruito in 8, quindi, perché c'era fretta. Poi 2 mesi non sono potuti entrare i bambini. Allora, 2 mesi perché il funzionario dell'ASL poneva una questione fondamentale. Ma questo è un pavimento o è un muro? Perché un pavimento che diventa muro, lui nel suo codice non ce l'ha. Quindi siamo stati fermi. Allora a un certo punto dice... No, beh, allora perché se è un muro va bene, ma se è un pavimento che sale, allora no, non va bene, bisogna mettere tutta una ringhiera davanti, no? Dico, ma come, cioè, la ringhiera ammazza tutto, no? No, vabbè, la ringhiera no, allora dobbiamo mettere dei paletti, ma non siamo mica cretini, cioè, i bambini non sono mica cretini, non è che arrivano e boom, si buttano tutti giù. Oh, ci sono voluti 2 mesi per discutere fino ad arrivare a un equilibrio di mettere un piccolo segno di metallo a terra, che così col piede senti che, perché siccome non lo vedi che curva, no? Lo senti col piede e capisci che curva, no? Cioè, ecco, questo livello di deficienza purtroppo è quello che ammazza tutto qua. Allora, superato quella roba lì, il giorno che apriamo, no? L'altro tema era che tutte le aule, sono 8 A, l'una dietro l'altra, sono tutte con dei vetri trasparenti, no? Lì la battaglia, no? Perché è chiaro che un conto è vedere un edificio dalla fine, dall'inizio alla fine, vedi questo tubo, no? E un conto è spezzarlo con delle pareti, allora facciamo un altro lavoro. Una battaglia per evitare di mettere quei bolli e l'opaco, e poi i bambini chissà cosa si rompono il naso, facciamo così, firmo io, mi prendo io la responsabilità, lo lasciamo così e vediamo cosa succede. Non è successo niente, perché un bambino non è mica scemo. Cioè, lo vede che c'è un vetro. Magari tu, adulto, non lo vedi, ma lui lo vede, no? Perché non è mica cretino, no? Quindi tutta questa roba è tutta una roba per non... Se no te lo distruggono. Cioè, il coraggio è quello, a un certo punto, di mandarli anche a quel paese e dire, beh, adesso facciamo così, facciamo noi. Allora, se mi metti un parapetto e mi chiudi un vetro, quell'edificio lì è morto, non lo capisce più nessuno. Allora, poi, quando vedono, invece... l'attaccamento della gente, delle famiglie, allora poi cosa succede? Arrivano i curriculum dei maestri che vogliono venire a insegnare lì. Perché l'edificio è una forma di educazione, non è solo un'architettura, è la prima forma di educazione, come entri, come ti muovi. Io adesso lo dico perché è divertente da dire, poi non è vero. Cioè, io sono andato a fare l'asilo a Piacenza. Allora, quando ho cominciato a fare questo progetto ho detto, ma perché mi ricordo il mio asilo? No? Me l'ero totalmente dimenticato, vado a vedere, l'aveva disegnato Giuseppe Vaccaro, un architetto modernista degli anni 50-60. O io sono andato all'asilo nel 64 e dico, ma perché io me lo ricordo? Perché me lo ricordo, ma perfettamente, no? C'è questo muro basso, bianco, una specie di cerchio, c'erano solo 2 aule e ricordo perfettamente, come qui adesso, questa luce fastidiosissima di queste aule, che un momento c'era tanto sole che entrava dentro, e poi questo piccolo cortile dove si giocava, tutto in una dimensione che non ti fa paura, perché quando sei alto un metro, quando sei alto così, un palazzo così, ti fa paura, invece se c'è un muretto alto poco più di te, hai un rapporto di forza diverso. Poi vado a vedere e scopro che l'ha fatto un architetto. Allora, è evidente che l'architettura non si muove, non viaggia, a parte quando cade giù per il terremoto, però viaggia nella memoria, cioè bisogna essere consapevoli che ognuno di voi ha un'esperienza importante della propria vita legata allo spazio costruito, poi anche il bosco, il mare, vabbè, però tanta della nostra esperienza e emozioni nascono proprio dall'entrare in un edificio, di abitarci, di viverci. Allora, bisogna, per quello che dico, gli architetti sono pericolosi, perché bisogna stare attenti che quel sogno meraviglioso non si trasformi in un ricordo di incubi, no? Di un luogo brutto, che non c'è la luce, che la stanza è sbagliata, si sente male il suono, cioè quelle cose lì che sembrano banali, soprattutto in un paese come questo che per un lungo periodo ha un po' tralasciato gli aspetti tecnici, no? In favore di un boh, non so cosa, per cui parlare di acustica, una roba da ingegneri, non è vero, cioè non è un problema di ingegneria, l'acustica è un problema di architettura, perché è lo spazio che definisce la dimensione acustica, mica uno strumento, no? Allora, far entrare in gioco in questo tema difficile la creatività,
gli aspetti tecnici, perché io poi non sono un tecnico, perché non mi definisco un tecnico, però ho la conoscenza per come si fa. Allora, l'aspetto della luce, quanta luce entra nell'edificio, ma lo vuoi sapere o no? O fai le finestre a caso perché è stravagante? No, e poi quando ci abiti lo vedi, no? La gente, noi abbiamo fatto le ricerche sugli uffici, ai primi due posti non c'era neanche lo spazio, la dimensione, c'era la luce e l'aria, che sono le due cose di cui le persone soffrono di più dentro un edificio, no? Se c'è l'aria cattiva e non c'è abbastanza luce naturale, la gente sta male, no? Allora, sono due ambiti di creatività meravigliosi. Io adesso non lo faccio più, anche se ho creato una scuola di sostenibilità, tutta un'altra vicenda che trovate su internet. Ho fatto un po' di lezioni, poi non c'ho più il tempo, no? E poi non sono un accademico, non ho la pazienza. Però facevo fare ai ragazzi un progetto che era fare una stanza, un modellino scala 1:50, no? Di una stanza 20x20, non è importante la dimensione, no? E poi ti dico, guarda, quella stanza lì dentro ci devono essere 300 lux medi dentro di luce. Punto, non ti dico altro. Da dove arriva, come arriva. Allora non lo puoi fare il furbo, non puoi fare solo il fighetto con le robe tutte a banana, no? Ti devi mettere lì con un luxometro e ti metti a disegnare un tetto finché non trovi la dimensione tecnica giusta e poi lavori anche sull'estetica. Perché tu quelle cose le devi mettere insieme, non puoi dissociarle, no? Sulla luce è facile perché è tutto un rapporto di scala giusta, no? Sull'aria è un po' più complicato, però intanto ti dico, stai attento perché c'è un rapporto qualitativo dentro uno spazio che è legato a come tu sei in grado di disegnare la luce dentro questo spazio. Non ti chiedo di fare un progetto estetico, ti chiedo di risolvermi quel problema. Allora tu per farlo devi mettere in pista tutta una serie di ragionamenti che non sono così banali, no? Pur un esercizio semplice. Quindi ho fatto per un po' di anni facevo fare questi esercizi molto molto semplici, che però poi quando hai 30 ragazzi, cioè 30 progetti tutti diversi che si avvicinano, dici, vedi, potevi anche farlo così, lo potevi fare anche così, lo potevi fare anche così, oppure non sei riuscito a farlo perché non hai capito l'argomento, no? Allora facevo anche degli esercizi con gli spaghetti, che sembrava una cosa ridicola, chiedevo ai ragazzi in 24 ore, 48 ore, di costruire, una volta abbiamo fatto un ponte che doveva unire due banchi che era a distanza 2 metri da un banco all'altro, e ti do un pacco di spaghetti e un po' di colla e devi andare dall'altra parte, bisogna che stia in piedi questa roba, no? Oppure una torre, chi la fa più alta, o una cupola, cioè le torri abbiamo fatto fare delle ragazze che poi allora vanno a guardare se c'è e non c'è da nessuna parte su internet. Disperazione, non ho un riferimento, mo devo pensare, no? Allora c'hai 12 ore di panico totale con delle robe terrificanti, gente che mette 70 spaghetti tutti insieme, pensa. Poi capisce che c'è un rapporto di geometria, l'hai studiata geometria? Allora, comincia a riflettere sulla geometria, allora, geometria e leggerezza, due cose messe insieme, cioè una ragazza fa delle torri alte 6 metri con una trenetta, o 6 metri... è come un po' più alto di questa stanza qui, però a un certo punto metti in moto un meccanismo di salvaguardia, qui o mi cacciano fuori o mi metto lì. Prova a fare una cupola di 2 metri di diametro con gli spaghetti, mettiti a farlo, non è più un problema di peso, non è un problema di forza, ma è un problema di geometria. Allora ti porto su un terreno in cui tu devi fare una riflessione, poi diventa ovviamente estetica, no? Perché se faccio una torre di 6 metri posso farla coi triangoli, coi quadrati, posso inventarmi l'inventabile, oppure c'è qualcuno che il ponte fa il ponte di Brooklyn, che non ha capito un cazzo, perché non puoi fare il ponte di Brooklyn con gli spaghetti, perché quella roba non sta in piedi, se metti dei fasci, più sono pesanti i pezzi, più il ponte cade, quindi devi lavorare sulla leggerezza. Allora ti ho insegnato a lavorare sulla luce, sulla geometria e sulla leggerezza, sono temi fondanti del mestiere, poi tu, la tua creatività è un problema tuo, non è un problema mio. Quindi è per quello che dico, questi ambiti di sovrapporre la conoscenza tecnica, la conoscenza del costruire, dello spazio e della creatività sono elementi molto importanti che ti seguono tutta la vita. Io non la faccio di spaghetti la torre, ma la faccio di acciaio, però mi serve, perché se poi non so come gestire la geometria non ne vengo fuori, no? Sto facendo un museo etrusco al buio, buio, cioè, ho un tema della luce pazzesco, perché è tutto ipogeo, tutto nascosto sotto terra,
e quindi lavoro sulla luce artificiale, su che modalità riuscirò a raccontare attraverso la luce in uno spazio buio dei vasi che hanno 2500 anni e che sono neri. Cioè, metti insieme tre cose insieme, stiamo diventando matti. Chiamo i più bravi esperti di luce, abbiamo fatto due prototipi, il cliente li ha cacciati fuori perché i vasi non si vedono, effettivamente non si vedono. Quindi abbiamo un altro problema di come affrontare questa luce che deve avvolgere questi vasi, ma nello stesso tempo non fare le ombre, nello stesso tempo non avere riflessi. Poi quando ci riusciremo avremo fatto uno spazio, avremo letto un vaso e avremo spiegato agli altri come cos'è un vaso etrusco. Questi sono poi i challenger che ti portano anche a fare di questo mestiere il mestiere più bello del mondo, no? Perché sono quelli i temi, no? Su cui lavori, plasmi, la gente poi vive di... abbiamo un prototipo in scala 1-1 in un studio, no? Che è metà di questa stanza, no? Dove facciamo tutte le prove con i vetri, i supporti, arrivano i vasi etruschi, li poggiamo lì. Noi nel fare quel percorso lì, è un anno che ci lavoriamo, tutto lo studio sta imparando a io non lo sapevo fare, lo faccio, ci vuole un po' di coraggio, poi chiamo chi mi aiuta e tutto lo studio lavora e guarda e vede una... Quindi noi stiamo imparando anche da noi stessi, cioè dal nostro affrontare questi temi e capire come risolvere. Probabilmente il prossimo museo saremo molto più veloci, molto più bravi, no? E magari se i vasi non sono neri è meglio perché si fa prima, no? Quindi è per quello che dico, è anche un luogo autodidattico, cioè lo costruisci attraverso le esperienze che fai, la tua capacità di affrontare sempre più rapidamente i lavori che farai. Allora, quando all'inizio ho detto mancano le opportunità, se però le opportunità non ce l'hai, diventa difficile, no? Allora è inutile parlare dei giovani come un problema, cioè la soluzione dei nostri problemi di domani, la soluzione sono loro. Allora, se tu i giovani li vedi come un problema, questo paese l'hai appiattito, l'hai ammazzato, no? Allora bisogna che questi ragazzi un po' si facciano vedere e un po' costruiscano nel loro percorso. Avete davanti un percorso, datevi il tempo, non abbiate fretta, guarda, non c'è fretta, tanto tutte le cose che verranno dopo sono talmente intense. Prendetevi 10 anni, che non sono neanche tanti. Ti lauri, ti prendi 10 anni per andare a rubare il mestiere, per viaggiare, vedere le tue robe, ti costruisci gli strumenti, vai a lavare i piatti, fai quello che ti pare e attraversa questo mondo per capire tutte queste cose e poi se hai la forza lanciati, no? Io adesso chiudo, io mi ricorderò sempre, lo dico perché perché secondo me è importante anche per loro. Io lavoravo da Renzo Piano, ho lavorato 5 anni e non mi ricordo neanche bene cosa ho fatto perché ho lavorato talmente intensamente che non mi ricordavo neanche più la primavera, l'estate. Poi a un certo punto ho detto basta, finito, non ce la faccio più. E penso di avergli preso abbastanza, a quel punto per me diventava una sorta di routine, quindi non c'era più bisogno che io stessi lì, no? Lascio un ufficio così intenso in un momento della sua vita professionale, era molto intensa come era adesso, ma insomma lì cominciava un viaggio molto importante ed ero a Parigi, quindi con una padronanza della lingua relativamente importante, non è che poi lo parlavo, però insomma un conto di parlare, un conto di lavorarci, scriverlo, così, vabbè, resto in Francia, apro il mio ufficio, fortuna, un amico mi chiama, sapeva che io volevo andare via, mi dice guarda ci si è liberato un posto, vai a vederlo, vado a vederlo, era Maison Plenex di Le Corbusier, vado, incontro questo signore un po' ubriacone con le sigarette, cioè non capisco niente, lui non capisce me, io non capisco lui, mi dà le chiavi, vabbè, vediamo. C'è un piccolo atelier di 50 metri quadrati, nel frattempo Renzo Piano lascia il suo ufficio, si trasferisce in un altro e mi dice prenditi i mobili che ti servono. Allora io prendo i tavoli, le seggiole, cioè 3 tavoli e 6 seggiole e apro la porta e sono da solo. Cioè non c'è nessuno e comincia questo viaggio dove io facevo, poi piano piano veniva qualcuno così, facevo 14 concorsi l'anno, 15 concorsi l'anno, tutti i mesi, e ne ho persi tanti, poi ne ho vinto uno, mi hanno dato $35,000 che non avevo mai visto in vita mia, con quei 35 siamo andati nella seconda fase, arriviamo secondi, ne prendo 75,000 e lì comincia, vabbè, adesso non sono tanti, però sono abbastanza per campare 6-7 mesi, no? Poi comincia a fare altri concorsi. Tutto quel patrimonio di anni dove io non avevo un committente, cioè non ci ho avuto uno che mi doveva farmi la villa, architetto, apro lo studio. No, io ho aperto lo studio perché non ne potevo più di stare là. Volevo
provare questo, ho detto adesso è il momento di provare, e ho vissuto dei premi, primo, secondo, terzo, qualche consolazione così, per 3 anni di quello. Poi arriva un primo committente, una prima cosa, una seconda, e siamo stati 6-7 persone per 15 anni così, poi siamo passati da 7-8, siamo arrivati 15, poi sono arrivato a Bologna, eravamo una ventina, poi oggi siamo 83, più abbiamo la scuola e più stiamo crescendo, però è per dire che è un percorso che ci ha messo tanto tempo, no? Però tutto quel tempo è diventato un'enorme riserva di lavoro, cioè io ancora oggi guardo il lavoro che ho fatto, abbiamo fatto un concorso su quel tema lì, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto, perché alla fine, dicevo, non si perde mai i concorsi, è più bello vincere, però diciamo che non si perde mai, perché quel lavoro creativo che hai fatto diventa una riserva di lavoro che, da cui puoi attingere, perché hai fatto una riflessione, ci hai pensato, ci hai perso del tempo. E questa è un po' la dimensione, no, delle cose. No? Quindi coraggio, amore, curiosità e pazienza, anche un po' di pazienza. Una pazienza infinita. Infinita. Allora io direi di ringraziare, anche perché alle ore 18 c'è la conferenza, quindi almeno un caffè dovrà prendere il nostro architetto Mario Cucinella. I ragazzi hanno il biglietto, se vogliono essere presenti. Siamo giunti a 5 punti per una domanda, fine, non andiamo oltre. Neanche quello, punti. Basta. C'è veramente fuori mercato. Direi di concludere con un grande applauso e un grande ringraziamento. A voi. La tradizione vuole che facciamo una foto, i ragazzi che vogliono, questa ce l'abbiamo, no? Perché poi sul sito adesso sai funziona. Così un giorno possiamo dire c'ero anch'io.